ve l'aspettavate, eh? Diciamo che neanche io me l'aspettavo, perché questa cosa non era assolutamente in programma. Però dato che avevo la serata libera e inizia il campionato tra poco più di una settimana, questa è una partita assolutamente golosa per fare un po' le prove tecniche per il prossimo campionato. Le nuove grafiche, lo studio che comunque di mese in mese si rinnova, si arricchisce, l'insegna è spenta perché devo ricomprare la IP perché si è rotta. E ragazzi, non c'è partita migliore di questa per poter fare appunto le prove tecniche per il nuovo anno. Io mi ricordo i vecchi trofei Berlusconi, quello di cui ho memoria migliore è quello del 2011-2012, in cui vincemmo 2-1, fece gol Boateng per il Milan, il primo gol non ricordo chi lo fece, e poi fece gol Vucinic per la Juventus. Ho bellissime memorie di quel trofeo Berlusconi lì, trofeo Berlusconi che poi si è sospeso dalla stagione 2015-2016 più o meno, e con la sua morte, anzi con la morte di figlio, perché chi non è il trofeo Luigi Berlusconi, è tornato quest'anno. Speriamo che sia un format che bene o male torna ogni estate. Tra l'altro c'è una partita a ridosso del campionato, scongiurando infortuni, può fare anche molto comodo. Tanto il Monza lo riaffronteremo a dicembre, quindi da qua a dicembre cambieranno mille mila cose. Neanche a dire che ci abbiamo la seconda in campionato col Monza, e questa potrebbe mettere nella testa di Paladino e dei vari. Tutti belli tranquilli. Dall'altro ne approfitto per dirvi che ho la maglia del nostro penultimo scudetto e la userò finché non acquisterò la nuova. Quando acquisterò la nuova, l'acquisterò il primo settembre. Il motivo è molto semplice, ragazzi, perché quest'anno voglio che la ruota della fortuna estragga il nome e il numero che saranno dietro la maglia, e quindi devo aspettare la chiusura del mercato, perché vabbè, se fosse per me l'avrei presa di Tonali, ma è stato ceduto, quindi ragazzi la prendiamo nel baugigi, come diciamo noi. Aspettiamo il primo settembre e decretiamo il vincitore, tra virgolette. I candidati quest'anno per la disabilità d'oro sono Calabria e Tomori. Sono i candidati numero uno, riserva Krunic. Loro sono i candidati per il premio disabilità. Poi c'è da vedere se non vi acquisti qualcuno, insomma magari un Loftus Cheek del caso vorrà partecipare alla competizione disabilità. Premio per ora in carica a Tatarusanu, ma che ha lasciato il Milan e quindi potrebbe tranquillamente essere vinto da qualcun altro. Però nelle ultime tre stagioni quel premio l'ha vinto Tatarusanu. Vediamo se quest'anno lo scettro della disabilità passerà a qualcun altro. Mi raccomando, seguitemi su YouTube, ragazzi, su TikTok, tutto quanto, che vi aspetto pure lì. Però a vedere un colosso bestione come Loftus Cheek con la maglia del Milan, ragazzi, fa un certo effetto. Vediamo di far segnare Gagliardini, sareste capaci. Siccome nell'amichevole avete un po' vacillato, ma un po' è dir poco, vediamo se magari riuscite a... Non mi dite che Real Madrid non poteva essere battuto, che ne ha prese tre dalla Juve. La Juve non poteva essere battuta? Della loro preparazione. Inizia qua, ragazzi. Ecco Pessina che tocca all'inizio. Inizia il trofeo sgravato Berlusconi. Leo Pulisic, Pulisic sulla destra. Mamma mia, destro naturale. Andiamo bene. Con l'altro piede Kalulu si muove. Kalulu entra per Giroud. A controllare. Giroud ha la velocità veramente di un bolide. C'è il bolide Giroud. A questo punto faccio un fallo. Fermato da Metto Pessina. Va a Teo la punizione. Teo Hernandez ha cercato addirittura un po' larga. Il tiro po' larga. Per sorprendere Di Gregorio. Cede bene da Leao sulla corsa. Teo. A poco sa anche di destro, puoi farlo anche di destro, Leao vicino a lui, anche Reinders. Leao destro, paratona di Di Gregorio, ragazzi. Prima parata. Gran tiro di Leao, gran tiro, gran tiro di Leao. Leao. Leao, due volte su Ciurria. Leao al cross. Oddio, Giroud. Il tiro di Giroud, è spinto bene. Vogliono un tocco con la mano, anche se Giroud poteva appoggiare dietro tranquillamente. Colpani. Che si muovono alle spalle di due centrocampisti, un 4 contro 3.
eccolo Dani Mota. Dani Mota entra in area dentro. Su Maric. Maric, paratura di Maignan. Ancora Maignan. Ragazzi, si sono. Due parate in pochi secondi. È l'amichevole. È tutto quello che voi volete. Però io non voglio essere stronzo. Però rimane il fatto. Due lampi del Monza. Che, come detto, la posizione. Hanno visto l'area. Neanche l'area. Hanno visto la metà campo del Milan per la prima volta. Sono andati a un metro da fare gol. Il Milan sta camperando nella metà campo del Monza. Ha tirato, ha fatto. Maric avrebbe potuto fare meglio sicuramente. Rimane sempre questa cosa. Però quest'anno io ho la scusa che me la posso prendere con Pioli. Quest'anno sì, posso. Me lo posso concedere. Si è rotto qualcuno? Chi è? Gagliardini? Non è messo fuori ora. Non è Gagliardini. Loftus-Cheek. Pulisic. Rivediamo l'area, che bello. Tocco corto, fin troppo. Che intercetta Gagliardini. Ha toccato 6 palloni, ha fatto 5 cagate Pulisic. Poi Carlos Augusto si accentra, può anche calciare di Pulisic, Teo Hernandez, tira lui. Su Teo Hernandez, che ha un sinistro più potente, teoricamente, di Pulisic. Qui non teoricamente. C'è stata anche una devia. Aspetta nella propria tre quarti campo. Reinders, c'è Leao. Dagliela domani, dagliela domani, dagliela domani. È riuscito a raggiungerlo. C'è D'Ambrosio, è vero, è entrato. È vero. Può ripartire il Monza. Per Bettella, mo ha senso. Io pensavo fosse andato al Genoa. Pensato un po' quanto segue il calcio mercato. È ricominciata la partita con Loftus-Cheek e poi Pulisic che va sull'interno. Pulisic dentro con Giroud. Oh, questo è rigore più. Di rigore. D'Ambrosio in velocità. D'Ambrosio, sei sempre tu, D'Ambrosio, sei sempre. Tu. Vabbè, l'ha saltato quello, ci ha messo la gamba. C'è sta rigore. Cambia prima. Chi lo tira? Fallo tirare un nuovo acquisto, no? Infatti lo tira Pulisic. È proprio D'Ambrosio, non c'è riuscito e dunque c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore sbagliato e messo dentro. Da Pulisic. Sulla respinta. Meno 3 più 3 al Fanta. 1-0. Al suo errore alla data bene che gli ha respinta lì, quindi insomma. Poi l'ha facilmente ribattuta dentro. Ma l'aveva parata anche bene perché insomma con la mano alta di richiamo aveva fatto anche una bella parata. Poi la palla rimbalza lì lui. La butta dentro. Il giocatore che aveva toccato più palloni però aveva fatto anche diversi errori. Si è preso il rigore. È venuto fuori. L'ha battuto, l'ha sbagliato e l'ha ribattuto in rete. Quindi insomma sta un po' ribaltando anche se è vero che Monza ha avuto la prestazione perché all'inizio ragazzi ha fatto 2-3 errori mettere in difficoltà piuttosto 1-0 comunque. E ora Loftus-Cheek. Loftus-Cheek da casa sua di Gregorio in angolo. Leao, che palla che ha preso. Leao che resiste. Leao prepara il tiro poi si ha generosissimo per diagonale. Loftus-Cheek da Carboni. Carboni cadendo secondo me anche con un braccio però vabbè sti cazzi. Reinders, oh si sì, è forte con grande legato, questo qua è bravo con lasciato tentare un po' nei sistemi ma sto Reinders secondo me colpiscono di più di questo è l'acquisto che stupirà di più degli acquisti che abbiamo fatto chi può dargli fastidio diciamo tra virgolette lo ha dimostrato soprattutto in questa particolare classifica può essere Chukwueze e Musa ma del resto ragazzi per me Reinders è fortissimo c'è cioè, già lo vidi contro la Lazio l'anno scorso quindi è già fortissimo questo qua. Carlos Augusto si accentra bene, prende il tempo. Carlos Augusto, mamma mia, che buco al sinistro gol del Monza. Al terzo tiro in porta, alla seconda volta che entrano in area. Gol di Colpani. Maignan si siede, pareggio del Monza. Vabbè, ripeto, è calcio di agosto, però insomma, non passa partita dove non si prende gol. E la rimonta del Real Madrid, e la rimonta quasi parziale della Juve, la sconfitta col Barcellona. La corsa. Gol regolarissimo. Che permetta col cappella di Tomori, ragazzi, come dissi all'inizio, quest'anno la disabile cap Tomori è il miglior candidato perché anche nelle amichevoli estive ha fatto diverse cappelle come ne ha fatte parecchie anche l'anno scorso qua gli passa il pallone accanto e permette a Colpani di andare a colpire indisturbato davanti a Maignan. Cioè vi rendete conto che il Monza ha fatto 2 azioni, 3 tiri, un gol. Gli ha fatto corsa di Carlos Augusto, 10 azioni, 4 tiri, un gol. Che se non ribatteva il rigore lì col cazzo che aveva fatto. Ben presa quella che ha portato la conquista del calcio. Calulu. Calulu di slancio su Carboni. Hernandez che sicuramente tira. Sinistro. Tocco corto per Giroud. Corto per Pulisic. Questo è. Arriva Pulisic alle spalle. Calcio d'angolo. Augusto che chiude bene. Perché c'era
Pulisic lì. In realtà la palla era per Giroud, che ha fatto il velo, ha fatto un casino. Reinders, fai la cosa giusta. Prepara il tiro, chiama l'inserimento di c'è Leao, poi gliela dà. Larga nella zona di Leao. C'è una visione di gioco questo qua pazzesca. Leao ha liberato lo spazio per preparare il tiro. Teo non può tirare da fuori area, Leao non può. Tanto il fatto che si era proposto ad Hernandez. Non aveva fatto morbido. Tanto il fatto che si era proposto ad Hernandez, ragazzi. Il pallone per poi anticiparlo, mettere il corpo. Non puoi tirare da lì, dai, da fermo. Fallaccio, no, fallaccio, insomma, fallo di Tomori inutile. Maric aveva perso palla perché stava andando fuori. Conclusione di questo gomitata in faccia inutile di Tomori. Gradevole, è giusto ribadirlo. Disabile cap sempre più tua. Magliardini apre bene, in ottima coordinazione per Carlos Augusto, 4 contro 4. Carlos Augusto, vediamo. No, cerca la sponda Tomori destro di Dani Mota. Chiedeva il passaggio di ritorno Maignan. Per fortuna non ha fatto uscite cose varie Tomori, infatti non hanno fatto gol. Niente cappelle di Tomori questa volta, quindi siamo al sicuro. Renders, Giroud per un attimo. Ancora lì Leao. Hernandez arriva dal nulla fuori. Cioè, anzi, io hai fatto 4 tiri da fuori, non hai colto la porta una volta, forse la prima volta hai colto la porta, ma le altre tutte fuori, punizione compresa, zio, però c'è un po' più di precisione. Torna avanti Gagliardini, fallo tattico di Renders, cartellino giallo, li lasciate partire così. Cartellino giallo della serata. C'è il glitch del 45esimo come a FIFA? Magari a favore del Milan, se possibile. Grande anticipo di Ciao Reinders, buona per Leao. Leao, Leao, che tiro di merda, raga. Di Gregorio, ho seguito bene Loftus-Cheek. Finisce qua, ragazzi. Il primo tempo. Ora ripeto, il calcio di agosto è difficile fare delle somme, anche se manca meno di 2 settimane all'inizio del campionato, anzi per il Milan 2 settimane esatte, però ragazzi vedo molti difetti che ci stiamo portando dietro dalla scorsa stagione, ci vediamo nel secondo tempo. E signori, si rimettono le cuffie, inizia il secondo tempo, preso alle spalle, batte Giroud. Non dovrebbero esserci cambi per ora, tranne D'Ambrosio che è entrato a metà primo tempo. Bella questa palla per Leao. L'intervento di Ciurria e poi ha calciato. Ma cazzo, ancora impreciso. Da solo, seconda volta. Seconda volta da solo. Liscio di Ciurria, ragazzi. Certo che ha sparato un culo proprio. Il piede destro. Colpani si è fatto male. Ha preso un colpano. Con Colpani, che è finta del portoghese. Va Colpani verso la porta. Testa di Krunic fuori. In angolo. La pioggia di fischi quando toccano palla a Gagliardini. Ecco Colpani che. E D'Ambrosio è incredibile. Continuiamo a soffrire squadre che si chiudono. Non cambia la musica, non cambia la filosofia, non cambia il gioco del provinciale Pioli. Giroud fosse riuscito ad arrivarci con i tempi giusti, avrebbe sicuramente. Sbaglia qua Loftus-Cheek, la palla rimane lì, fallo in attacco di Loftus-Cheek su De Gregorio. Io mi sarei allungato la palla altri 3-4 metri, fosse stato lui. Calcio di punizione. Tanto campo ce n'era, no? Ha rischiato qui proprio. Allungati palla. Pulisic. Ennesimo duello con Carlos Augusto. Calulu verso Leao, che appoggia lì, la palla non è entrata dopo il colpo di Loftus-Cheek. Almeno ci siamo andati vicini, oh. Leao bravissimo. No, qua devi fischiare. Su Leao che forse si era liberato del pallone, però. Raga, dai, questo è rigore netto. Oddio, fammi vedere. Di allungare il pallone. No, no. Ha zappato da solo Leao. Questo poteva essere giallo per simulazione. A rivederlo dal replay. Da un'altra prospettiva è chiaro che non ha toccato. Come ci deve essere onesti, ragazzi. Dentro Petagna. Il bomber, giocatore sontuoso. Entra anche Caprari. Interessante, cazzo. 56esimo. Hai cambi illimitati. Cioè, manca solo che ti permettano di far uscire il giocatore e farlo rientrare. Perché manca veramente solo questo in questa partita. E nonostante tutto, Pioli sta tardando i cambi come sempre. Come ha fatto per tutto il campionato scorso. 56esimo. Non ha fatto neanche un cambio. Nonostante abbia uno giocatore più forte in panchina rispetto all'anno scorso. Avanzare un po'. E due. Suo tentativo di abbia cambi illimitati. Perché Petagna, vabbè, quest'anno io Pioli ti tengo d'occhio, ti ho sempre difeso fino a gennaio, poi dalle 5 pere col Sassuolo mi sei veramente cascato, ma avevo la scusa di Maldini, avevo la scusa che Maldini non faceva mercato, adesso il mercato l'hanno fatto, Pioli è tutto su di te adesso. Giroud, ragazzi, inguardabile, c'è un largo Ciurria, starebbe bene lì, soprammobile.
Mettiamoci Giroud, tanto è quello che sta facendo stasera. Teo Hernandez. Teo Leao. Su di lui D'Ambrosio. C'è un fallino di D'Ambrosio, eh. Giù anche Leao. Gagliardini. Gagliardini. Grande Leao, dagli sul muso, ammazzalo Gagliardini. E anche D'Ambrosio. Accoppali, accoppali quelli lì. Accoppali. Partita tranquillissima, indovinate chi doveva fare casino? Degli ex interisti. Incredibile. Oh, sono sempre loro. Responsabilità. Dove vai, vai, ci sono sempre. Raga, Pulisic ha tolto l'episodio del rigore e del gol. Yunus Musa. Poca, pochissima roba. Ma aiutatemi a dire poca roba, perché è veramente poca. Renders in chiusura. Madonna, Renders. Madonna quanto è forte sto qua. Caprari, sì, ma lasciatelo andare tranquillo, Caprari. Lasciatelo andare tranquillo, Prata di Mignano. Lasciatelo andare tranquillo, Caprari. Capito, Tomori, Hernandez e compagnia varia? Lasciatelo andare tranquillo. Che tanto poi quando vi ci ritrovate quelli che beccheremo in Champions League da terza fascia, saranno tutti forti come Caprari sicuramente. Leao sinistro, basta di fare sti tiri di merda. Ma mi devi far sbroccare un amichevole. Madonna ragazzi. Comunque la pappina difensiva era Krunic e Hernandez. Devi far sbroccare un amichevole Leao. Ragazzi, il signor provinciale non ha ancora fatto cambi. Milan che poteva essere tranquillamente sopra 3-1, però... E se il gioco che imposti è questo, questo è quello che ti becchia. Ma quest'anno ve lo dico, il Milan vi farà divertire. E non mi riferisco ai tifosi milanisti. Salvatevi questo pezzo di video. Ancora nessun cambio. Pioli! Bravo Teo Hernandez, un'altra cappella. Recupera e riparte Pessina. Non è neanche iniziato il campionato, non c'ho più parole. C'hai Okafor, ha appena speso 13 milioni, 78esimo di un amichevole, non lo fa entrare. Petagna, palla ancora lì. Caprari. Per Caprari. E quindi Carlos Augusto. Carlos Augusto calcia addosso a Renders, ragazzi, è per tutto questo. Pulisic, secondo me, va rispolverato. Secondo me. Appoggiarsi su Leao. Ancora un altro tiro di merda. Col sinistro che non è neanche il suo piede, era da solo. Calcio d'angolo. Grazie D'Ambrosio che ci regala il calcio d'angolo. Veramente, perché t'ha calciato addosso. Quinto cambio del Monza, 0 per il Milan. 78esimo. Per me, 1-2 cambi all'intervallo potevi farli e il risultato non sarebbe cambiato. Dammi retta. È uscito Teo Hernandez, incredibile, hanno fatto un cambio perché si è fatto male. E poi ha tolto Giroud, che è un rigorista. A questo punto, Pioli, quante volte ti nominerò quest'anno? Dai, non andate a rigori, ci andate a lavorare. Dai, non andate a rigori. RLC, buono. Fallo! Viene chiuso Reinders col destro. Reinders. Madonna. Krunic, capitano, cioè rendetevi conto. Vai la cagata di Krunic, meno male c'è chi si chiama Reinders e recupera la palla. Generosità. Cambi illimitati, Pioli fa primo cambio all'80esimo e fa 4 cambi. Benvenuti in un campionato che sarà peggio di quello scorso. Benvenuti davvero. Ciao, fino all'ultimo. Si va ai calci di rigore. Grande determinazione e porta il Milan. Maignan contro Di Gregorius. Primo va forse l'MVP di questa partita, Reinders. Cioè, partita sontuosa. Ti puoi confermare così? Destro. Spiazzato, 1-0. Distrarre. Petagna contro Maignan. Ecco Petagna. Rete, uguale, stesso rigore di prima. Finale svizzero appena arrivato dal Salisburgo. Okafor contro Di Gregorio. Madonna, dove l'ha messo? 2-1. Caproni contro Maignan. Uguale. Spiazzato. 2-2. Tomori. Il primo candidato per la disabile cup. Gol. Grazie Di Gregorio. Dai. Atteso qualche istante. Hai alzato la tua quota per la disabile cup. Dai. Serenato. Dopo l'errore che hai fatto sul gol. Ora c'è del Macin, Monza, questo era il minimo che tu dovessi fare. Chi è lui? Macin contro Maignan. Rincorsa lunga, mi sa che lo fa. Scientifica, però serve grande attenzione e rispetto con Macin. L'ha messa bella. 3-3. Con un altro Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, dai, non puoi sbagliarlo. Poca rincorsa.
centrale. Buono. Franco Carboni. Vediamo un po'. Sinistro. Dai Magic Mike, dai Magic Mike, dai 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 dai. Di potenza. Sfondato la porta. 4-4. Così potente. Colombo contro Di Gregorio, l'ha segnato in campionato. Apre il piattone 5-4. Si fa come Rio Ave qua? O magari pariamo questo rigore. Il Monza. Pessina, 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 Pessina. Cioè, non ho più spazio per segnarli poi. C'è un pallone. C'è un pallone. Zio, c'è un pallone in campo. Ma non disturba evidentemente. L'arbitro ha fischiato. Pessina. 5 pari. Ciao. In corsa più. Ciao. Destro. Perfetto, 6 5. Nemmeno Di Gregorio. Birindolli, Birindolli, Birindolli. Traversa, ha vinto il Milan. 6-5-7-6 totale. E Milan alza il trofeo Berlusconi per la prima volta dopo una vita. A parte che non l'hanno giocato. Finisce qui ragazzi. Che vi devo dire? È calcio d'agosto, tutto quanto quello che volete. Bisogna fare un passettino in più, perché secondo me andare a giocare a Bologna così, che Monza è un campo difficile, la Juve lo sa, l'Inter lo sa, lo sanno un sacco di squadre, ma giocare così col Bologna, è vero che magari ci sono altre partitelle nel mezzo, tutto quanto, potrebbe portare a note negative, ecco. Quindi questo gioco sterile che concede molto in fase difensiva, magari lo rivedrei un pochino. La faccio adesso l'analisi perché non ho tempo per fare post partita. Migliore Reinders sicuramente, peggiore Tomori che si salva in zona Cesarini con il rigore tirato dopo il 90esimo. Migliore del Monza Colpani e anche Di Gregorio non ha giocato male. Peggiore del Monza, boh, direi D'Ambrogio che ha causato il calcio di rigore. Per il resto è tutto ragazzi, continua la programmazione del canale, ci vediamo il 21 agosto col post partita di Bologna-Milan, si parte ufficialmente col campionato e poi ci sarà ovviamente la live reaction e cominceremo col campionato, tutto così. Grazie ragazzi, alla prossima, da dire tutto.